Siamo arrivati in fondo, abbiamo realizzato un film, quasi impossibile. Accadeva un anno fa, ero stato improvvisamente interpellato da suore americane di San Francisco, adoratrici perpetue, le quali da 20 anni avevano in mente di realizzare il film sulla loro fondatrice, madre Caterina Sordini, madre Maddalena. E gira e rigira, le circostanze della vita fanno sì che l'incontro vada a finire in maniera positiva e si decide di realizzare il film in Italia. Caterina Sordini nasce sull'Argentario e quindi il film andava girato in Italia. Con un budget ridotto, classico film low budget, girato in lingua inglese, con cast tutto italiano, abbiamo selezionato delle ottime attrici, degli ottimi attori in Italia, abbiamo girato in presa diretta in lingua inglese, con sorpresa perché tante volte si dice l'attore italiano non funziona, in realtà se si va a cercare, soprattutto nel mondo dei giovani, si trovano giovani veramente, a mio parere, all'altezza. E alla fine abbiamo messo insieme questo film in costume ambientato all'epoca di Napoleone, con la storia di Caterina Sordini, giovane ragazza, promessa sposa, che di fronte a una visione davanti a uno specchio decide di abbandonare il fidanzato e la vita normale, la vita civile, e dedicarsi alla vita religiosa, addirittura alla clausura. Entrerà in convento a Ischia di Castro e dopodiché comincerà un cammino stranissimo, particolare, che la condurrà a fondare un ordine nuovo, appunto quello delle adoratrici perpetue. Nel frattempo accadono cose particolari, Napoleone prende il potere anche in Italia e a Roma, vengono chiusi gli ordini religiosi e Caterina insiste, mentre tutti quanti chiudono lei apre. Alla fine viene arrestata, processata, esiliata, ma nonostante tutto ciò che era immaginato, previsto e predetto si realizza nella sua concretezza più evidente con la fondazione dell'ordine, e al cadere delle foglie Caterina morirà. È stata una bella avventura produttiva, ripeto, tutto girato in Italia, nell'Argentario, abbiamo simulato molte location invece nella zona di Montefeltro, ed è questo il primo film interamente girato, diciamo, nelle parti degli interni, proprio all'interno di un monastero di clausura, esattamente a Pennabilli. Abbiamo ottenuto l'autorizzazione per procedere con una troupe cinematografica all'interno di un convento del 1500 per le riprese. Il film è stato girato in quasi 4 settimane. Per questo film abbiamo utilizzato personale italiano, principalmente una troupe proveniente dalla Lombardia, con degli inserimenti romani. Abbiamo avuto l'organizzatore generale Lello Saragò, uomo che ha alle spalle l'esperienza per 80 film, lui ci ha dato il tocco per portare a casa in maniera dignitosa il materiale che è possibile vedere proprio in questi giorni in qualche sala cinematografica. Il film ha avuto bisogno anche di effetti speciali, piccoli, pochi, però dovevano essere ben fatti, come tutto il film nel suo rigore economico ha voluto essere anche rigoroso, però nella scelta di questi effetti, che sono effetti normalissimi che ormai il cinema richiede in maniera, io credo in maniera ormai obbligatoria. Si va dalla color correction all'inserimento della pioggia al momento opportuno, al cambio dei cieli, al potenziamento di alcune luci e via dicendo. In più noi abbiamo inserito anche degli effetti diciamo in movimento, quindi la richiesta che abbiamo fatto alla Logic Image era molto precisa. Abbiamo voluto i voli delle colombe bianche, abbiamo desiderato le bandiere di un certo tipo, di un certo movimento, certi colori. Abbiamo dovuto cancellare anche quello che a volte capita girando, l'intruso che improvvisamente compare in una scena che nessuno ha visto, ma guardando bene in fondo al fotogramma si intravede la sagoma. E allora i tecnici sono intervenuti e devo dire che hanno fatto un lavoro egregio. Oppure la comparsa del classico microfono, non tanto il boom
microfono d'ambiente, ma i microfonini, quelli piccolini che ormai si usano per la registrazione in presa diretta. Quindi devo dire che dal punto di vista produttivo è stata una grossa soddisfazione. Dal punto di vista artistico abbiamo fatto un prodotto egregio. Di solito non dovrebbe essere un regista a dire queste cose, però nel limite delle difficoltà che abbiamo incontrato abbiamo mantenuto una regia classica, pochi movimenti di macchina, inquadrature piuttosto pulite, senza grandi invenzioni. Perché? Perché l'argomento è un argomento piuttosto delicato, intenso, che doveva essere raccontato appunto con piccoli movimenti, con pochi spostamenti di macchina, con una bella fotografia curata in maniera egregia da Alberto Livraghi, accompagnata da musica originale scritta da Marco Marcuzzi, eseguita da lui stesso. Dovevamo inizialmente utilizzare un sistema digitale, poi col passare del tempo e le richieste e le pressioni siamo arrivati a mettere insieme un'orchestra, e anche questo è un piccolo indice di quello che si è voluto fare. Ci sarebbe ancora da dire tanto, perché quando ci si introduce nel mondo del cinema con il desiderio di realizzare un film indipendente, le cose da raccontare sono moltissime. Certo, la più curiosa poi è l'esito della prima, quando abbiamo proiettato il film al meeting internazionale di Rimini. Abbiamo scelto appositamente questa piazza e siamo stati contenti che la piazza stessa abbia reagito in maniera positiva, perché essendo un meeting internazionale il film ha immediatamente avuto il suo luogo privilegiato dove potersi mostrare, e abbiamo avuto parecchia gente. Alla sera siamo stati costretti a replicare la serata successiva il bis, perché molti erano rimasti fuori e ahimè bisognava accontentarli. Anche molto bene è andata la proiezione qualche giorno dopo a Porto Santo Stefano, che è il paese natale di Caterina Sordini, con Silvia Ferretti, l'attrice protagonista, che ha riscosso un grandissimo successo per l'ottima interpretazione estremamente intensa, ha raccolto il suo applauso in quel di Porto di Santo Stefano, quando 600 persone hanno affollato la piccola piazza e all'aperto abbiamo visto il film. Una piccola notizia tecnica per concludere: abbiamo girato con un sistema digitale, come ormai molti filmmaker indipendenti utilizzano fare. Con Canon Italia abbiamo chiuso un accordo, abbiamo utilizzato la 5D Mark II con ottiche rigorosamente Canon Broadcast, il top che avevamo a disposizione, e devo dire che il risultato c'è, è da vedere ed è veramente interessante. Questa è un'opportunità che sicuramente molti seguiranno, e io auguro di poter utilizzare macchine del genere, perché con, diciamo, delle spese, dei prezzi contenuti si possono ottenere risultati davvero interessanti. Ma comunque io credo di aver già parlato troppo. Se avete occasione andate a vedere il film Il Cantico di Maddalena. Buona visione, grazie.